Avevano però armi e si sono difesi. Commentando il TG, care amiche e amici della RAI. Morti in Egitto. Poco prima, noi stessi siamo stati testimoni dell'arrivo di una fiumana minacciosa dei sostenitori dei fratelli musulmani davanti all'abito di Stato. Anche qui né polizia né esercito. Terribile violenza è stata la battaglia con i giovani rivoluzionari di Piazza Tahrir. Un corpo a corpo interminabile fra due maree umane, con cariche, fughe, contrattacchi e con il linciaggio di alcune persone. E poi noi ci lamentiamo della situazione italiana. Noi non facciamo questo contro i politici, ancora. Qui i morti sono stati almeno 3 e 10 i feriti. L'esercito accusa i fratelli musulmani di aver provocato gli scontri in tutto l'Egitto per dimostrare che è in corso un colpo di Stato. Ma il fronte antimorti ora chiede al popolo egiziano di scendere ancora in piazza in difesa della rivoluzione. E sulla crisi egiziana vertice d'urgenza tra il premier Letta e il ministro degli esteri. L'escalation di violenza preoccupa il governo. Vediamo allora cosa ha detto Emma Bonino, intervistata da Margherita Ghinassi. Che cosa avete intenzione di fare, lei, Premier Letta? Non c'è moltissimo che si possa fare, noi dobbiamo essere assolutamente consapevoli, salvo tentare di tenere i contatti anche con altri esponenti della regione, ma è indubbio che la situazione è certamente preoccupante, non è nelle mani di nessun altro. Ministro, quanto è alto secondo lei il rischio di una guerra civile? Lei che conosce bene l'Egitto, ci ha vissuto. Non le so dire perché le dinamiche sono molte, moltissime, la complessità anche, il movimento molto composito che è sceso in piazza è per ora un movimento abbastanza acefalo, comunque con tantissime componenti, la diciamo controreazione dei fratelli musulmani anche evidentemente in qualche modo in reazione anche agli arresti di Morsi da una parte, di Shatter dall'altra. È altrettanto preoccupante. Quello che noi cerchiamo di far passare è un messaggio almeno di consapevolezza di essere in realtà. Sembra che la Bonino difende Morsi. Un ritorno, ecco, speriamo che almeno questo lo capiscano. La gente invece ha lasciato il presidente d'Egitto morsicato. Mentre Brunetta. Ecco, passiamo a Brunetta adesso, tagliamo un po' con l'Egitto. Estremisti e di parte. La replica solo forzature polemiche. Pensa che se sono estremisti come in Egitto, povero Brunetta. Continua il pressing sui provvedimenti economici e torna l'attacco del ministro Saccomanni, considerato inadeguato perché, dicono Gasparri e Santanchè, ci vorrebbe un ministro politico. Poi il Popolo della Libertà critica la presidente della Camera Boldrini, che ha declinato l'invito dell'amministratore delegato della Fiat, Marchionne, a visitare gli stabilimenti in Val di Sangro. Il suo rifiuto è antinazionale, dicono, il suo gesto è divisivo e minoritario. Mica come la Kirchner, che invece ha accolto personalmente a Marchionne, dopo che aveva ipotizzato una nuova maggioranza sostenuta dai grillini. Le recenti esternazioni del Presidente del Senato Grasso e della Presidente della Camera Boldrini su nuovi governi o sul no a Marchionne, alla visita a Marchionne a Val di Sangro, non aiutano certamente. Se persino i presidenti lo trovano a Marchionne, perché non deve essere un ministro? Ma allora di che si lamenta Marchionne? Politiche o editoriali, replica a stretto giro il portavoce della Presidente della Camera. Intanto nel PD c'è chi, come il capogruppo Speranza, difende Boldrini e Grasso, mentre Mucchetti, Presidente della Commissione Industria del Senato, in una lettera al quotidiano La Repubblica, definisce la scelta della Boldrini un'occasione mancata. E Giachetti, Vicepresidente della Camera, sollecitato da alcuni parlamentari del PD e di Scelta Civica, annuncia: vado io in Val di Sangro. Da Sel interviene Vendola. Gli italiani dice: ma in Val di Sangro ci vado io, pagatemi il biglietto. Con tutti i problemi seri. Voglio andare io a Val di Sangro o di Saldro, dove, a vedere la Fiat, che mi regalino una Ferrari. Il presidente Grasso, perché gli ricorda che il governo PD-PDL non sta risolvendo i problemi. Questo penso che sia tipico di una destra che non ha nessuna cultura delle istituzioni. E sul fronte PD Matteo Renzi assicura: faccio il tifo per il governo Letta. Positivo il commento del segretario Epifani, non c'è alternativa a questo esecutivo, poi l'appello all'unità del partito. Natalia Augias.
uniti nel sostegno al governo Letta, al quale non c'è alternativa, è il tenore dei commenti nel centro-sinistra. Allora questo è molto grave, che non ci sia alternativa, ma guarda un po', perché almeno se c'è, finché c'è vita c'è speranza, finché c'è alternativa c'è governo possibile, ma se non c'è alternativa anche il governo che c'è è preoccupante, no? Non prima di 2 anni, poi a Renzi un messaggio, ma quale piccione, alla forza di un cacciabombardiere. Che c'entra? Certo che il voto è lontano, anch'io voto lontano. Per posta. Per il governo, perché prima di essere più o meno candidati noi siamo italiani e se il governo fa bene all'Italia. Se il governo non fa bene per l'Italia è peggio, quindi io sono del partito. Qual è ultimamente il governo che ha fatto bene per l'Italia? Quale? Verso il congresso condiviso da tutti, sindaco di Firenze, incluso il segretario del PD Epifani, che lavora su... A Renzi, e non te la contà. ...sull'immigrazione con il ministro Kyenge rilancia il tema della cittadinanza, effettiva per i bambini stranieri nati in Italia in prima elementare. Quanto al partito, rassicura primarie aperte, data del congresso a giorni e apprezzamento per il Renzi. Bisogna dare la cittadinanza agli stranieri che nascono in Italia, perché in Italia non si fanno più figli. Magari... tutto il mondo scopa però con il profilattico. Bisogna fare figli. Il governo può trovare soluzione ai problemi che sta affrontando. Se no ci ritroveremo con 80 milioni di anziani. E che paese è? Un geriatrico? La questione dell'IMU arriva dal leader. Voi che ne pensate? Sentiamo. Per me le tasse sul lavoro che soffocano le imprese sarebbero le prime da abbassare drasticamente, ma c'è un impegno di governo, c'è un impegno sull'IMU, se no il governo non si sarebbe fatto. Poi però le tasse su che si alzano? Se si abbassano da una parte, si alzano da un'altra. Semplicemente creano. È il tiro alla corda, no? Affrosci da una parte e tiri dall'altra. Ma che in realtà lavorano per tagliare l'erba sotto i piedi al Presidente del Consiglio. Ieri Beppe Grillo sarebbe dovuto andare nella politica. Vogliamo Bob Marley come Presidente del Consiglio. Così almeno sarà bello tagliare l'erba sotto i piedi. Il terminatore dice che i primi di luglio lo aveva chiesto a gran voce, incontro con il capo dello Stato Giorgio Napolitano, perché il paese, raccontava Grillo, sta andando allo sfascio. L'appuntamento al Quirinale lo fissano per ieri, venerdì 5 luglio, ore 11. Inizia un tira e molla del comico. Prima chiede una seconda data, rischia di non essere presente per ulteriori impegni, riferiscono dal suo staff. Poi ci ripensa, ci sarò per il bene del paese, si legge in un'agenzia di stampa. Alla fine però quegli impegni già presi sono evidentemente improrogabili e chiede al Quirinale un'altra data per il faccia a faccia. Quali siano gli ulteriori impegni non è dato da sapere a nessuno. Oggi il sito di Repubblica.it pubblica delle foto di Beppe Grillo al mare e qualcuno maligna chiedendosi, era forse questo il legittimo impedimento? Gli impegni balneari nelle fresche acque della Costa Smeralda comunque non impediscono a Grillo di criticare il PDL, reo, secondo il comico, di voler chiudere il suo blog attraverso un disegno di legge presentato dall'azzurro Torrisi e che prevede la responsabilità penale a carico del gestore del sito o blog che non cancella entro 24 ore i commenti che possono configurare la commissione di reati. Punire il titolare di un sito per quanto scritto nei commenti è concepibile solo da chi il web non lo conosce, taglia corto il blog del comico. Bisognerebbe però punire tutti i politici o quelli che fanno politica allo stesso modo, allora sarebbe interessante vedere quanti sarebbero puniti per le cazzate che dicono. Normative sulla trasparenza. Tutti i giornali castigati. Parliamo di questo arresto in Colombia del narco boss della 'Ndrangheta, Roberto Pannunzi, per le autorità locali e il Pablo Escobar italiano per il procuratore di Reggio Calabria. Gratteri è il più importante trafficante di droga al mondo. È già stato istituito. Beh, purtroppo abbiamo anche gente importante in Italia. Nord di Bogotà, un centro commerciale qualunque. Silvano Martino sta facendo shopping e viene fermato, presenta il documento d'identità. Silvano Martino è in realtà Roberto Pannunzi, considerato dalle procure di tutto il mondo, senza eccezione alcuna, il più potente broker internazionale della droga. Viene arrestato dopo 3 anni di latitanza.
Uno de los capos del narcotráfico más buscados de Europa. Tra poco meno di mezz'ora atterrerà all'aeroporto di Fiumicino un espulso nell'ampo, la sua, un personaggio forse troppo scomodo anche per la Colombia. Pannunzi è un fuoriclasse nel traffico stupefacente, è il maggiore importatore di cocaina in Europa. È una persona che riesce a vendere tonnellate da anni a Cosa Nostra. Vende tonnellate da anni e fa molti danni. E amante del lusso, Pannunzi, il grande mediatore con il cartello di Medellin, ha fatto affari con tutti, inclusa Cosa Nostra, ma non è mai stato ufficialmente affiliato a nessuna delle organizzazioni mafiose italiane. Il Pablo Escobar italiano riesce a movimentare anche 3 tonnellate al mese di blanca, che fa arrivare in Italia, e specie in Calabria, in container. Pannunzi è una persona ricchissima, una persona che incontra... Hai capito? Mobilitava persino Biancaneve. Viaggiava con una valigia piena di soldi e ogni qualvolta veniva fermato e il suo salvacondotto. E poi aveva un altro salvacondotto, aveva al collo un diamante, che era il suo secondo salvavita, nel caso in cui il primo non fosse stato sufficiente. Nel 2010, ricoverato in questa clinica privata romana per problemi cardiaci, riuscì a far perdere le tracce. Era in regime di carcere duro. Se devo morire, lo voglio fare da uomo libero, disse allora il boss. Si poteva evitare la strage al porto di Genova nelle conversazioni registrate dalla scatola nera perché? Di errori. Perché non si è evitato? Le voci di quella drammatica. Perché? Perché sempre la gente a morire? Questo è un incidente gravissimo, porto di Genova, la torretta della capitaneria, siamo tutti, è crollato tutto, correte! Ore 22, 59 minuti e 34 secondi, la Jolly Nero si schianta contro la torre piloti, i rumori della chiglia sulla banchina vengono registrati dalla scatola nera della nave, 8 secondi dopo il crollo e la voce del comandante Paoloni, niente, abbiamo buttato giù la torre, saranno tutti morti, e poi è il pilota... Hai capito? Una cosa da niente, oh! È successo un disastro. Abbiamo buttato giù la torre e sono morti tutti, ma che vuoi che sia, non c'erano altri, no? Fossi è il primo ufficiale repetto dalle loro funzioni. Tutti e tre hanno compiuto una serie incredibile di errori e imprudenze. Eppure sapevano quanto fosse rischioso compiere quella manovra in quel punto. Ogni volta che si parte da Genova è sempre... Bisogna farsi il segno della croce, dice il comandante Paoloni. C'è da mettersi le mani nei capelli. Eppure sapevano che il motore era in avaria. Non funzionava già all'avvio. Non è partito niente, dice sempre il comandante. Eppure sarebbero bastati 1200 euro per compiere la manovra maledetta in sicurezza, a motore spento, affidandosi completamente ai rimorchiatori, sottolinea il giudice. Alle 22.57, 2 minuti esatti. Hanno risparmiato 1200 euro. Molto adagio avanti. Adesso non si risparmiano magari anni di carcere. No, oh no, fondo all'ancora, urla il pilota. È lanciata ad una velocità di 3,4 nodi contro la torre che si sgretola in mare e spazza via 9 vite. Ammazza, non dice, ma come che siano? Sono morti tutti nella torre. Sarebbero stati bruciati vivi, 42 le vittime. Ecco qua che fanno nel nome della religione. I terroristi sono entrati armati nella scuola della città di Maputo, nel nord-est del paese. Hanno radunato studenti e professori nel dormitorio, poi hanno bruciato gli ostaggi. Le fiamme appiccate con gli esplosivi lanciati contro i ragazzi, con odio. Una fine terribile. I pochi sopravvissuti, ricoverati in gravi condizioni, hanno raccontato scene raccapriccianti. I medici hanno confermato la brutalità del comando e il bilancio. 42 morti, bruciati vivi e finiti in alcuni casi con colpi d'arma da fuoco. Una strage messa a segno con grande crudeltà. Finora nessuno ha rivendicato il massacro, ma la polizia è convinta. Sono stati estremisti di Boko Haram, fondamentalisti islamici collegati alla rete del terrore di Al-Qaeda. Negli ultimi 3 anni hanno già attaccato 292 scuole e centinaia di chiese, uccidendo cristiani, il loro principale obiettivo. Andiamo in Canada con queste immagini davvero impressionanti di un disastro ferroviario, un treno che trasportava petrolio è deragliato, si parla di 60 dispersi, edifici distrutti, la nostra corrispondente Giovanna Botteri. Un'esplosione, il cuore della notte sveglia la piccola cittadina canadese. È successo in Canada? Poi altri ammazza, oh! Mentre un
pezzo di villaggio comincia a bruciare. Fiamme altissime, in pochi secondi, divorano le case dove la gente sta ancora dormendo. Il treno cisterna che porta petrolio greggio dal Canada agli Stati Uniti è deragliato. 4 dei 72 vagoni sono esplosi. L'Acme Gantic è tagliato a metà da un muro di fuoco impenetrabile. Centinaia di vigili del fuoco, accorti anche dai vicini Stati Uniti, devono aspettare molte ore e la pioggia prima di poter entrare nel villaggio. Ci sono ancora vagoni che potrebbero saltare in aria da un momento all'altro, mentre il petrolio, che non è bruciato, si riversa nel fiume. Fatemi andare a casa dei miei, chiedo un uomo disperato. Sono in molti a mancare all'appello. L'Acme Gantic è isolata e oltre gli sbarramenti, assieme ai soccorritori, ci sono gli abitanti. Aspettano di avere notizie di parenti e amici, terrorizzati all'idea che possano essere morti bruciati nelle loro case. E c'è un nuovo richiamo di Papa Francesco: mi fa male vedere una suora o un prete con una macchina ultimo modello. Parole pronunciate di fronte a... Beh, che fa? Novizie. Devono andare a cambiarlo per il penultimo modello? Quando vedo un prete o una suora con la macchina ultimo modello, ma no, si può. Perché lui non c'ha degli smartphone che hanno i seminaristi, l'S4 di 8 nuclei, altro che macchina. Una più umile. Non è l'ebbrezza di un momento, la vera gioia è gratuita, no alla cultura del provvisorio, la vocazione... Ma che i preti devono andare a fare messa in Ferrari, dai, così aiutiamo l'industria italiana, no? L'importante è che i preti, visto che il Vaticano sta in Italia, devono comprare Fiat, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Lancia, che non comprino marche straniere, ma poi che viaggino a Ferrari. Fino a che ora, Monsignor Fisichella, abbiamo tempo? Se lei parla così fino a domani noi siamo qui, assolutamente. Ma lui dice fino a domani. Parla ancora di vita comunitaria, di seminario, e dice no alle chiacchiere, sono terribili. Non imparate... da noi il culto della Dea Lamentella. Avanti dunque, dea, con quindi. Gioia, coerenza, coraggio. Per favore non siate zitelle, no. E zitelli, Avanti. Ma che dice? Se tutti quelli che studiano religione in Italia, che sono anche stranieri, si comprassero un buon modello di Fiat o di Ferrari, fai l'industria come salsa in Italia, Mi avevano dato questa foto. La stavo guardando quando ho sentito una voce che mi diceva: alzati. Mi sono alzata dal letto e sì, mi sono sentita bene. Floribetta era bloccata a letto nella sua casa in un quartiere povero di San José de Costa Rica. I medici non potevano fare più nulla per lei. L'ictus che l'aveva colpito era irreversibile. Non potevamo più bloccare l'emorragia perché si trovava in un posto inaccessibile. Il primo maggio del 2011 in piazza San Pietro Giovanni Paolo II veniva proclamato beato. Lei e suo marito avevano pregato tanto. Dopo la cerimonia si è svegliata, era guarita. Come José Ignacio, questo bambino cileno che oggi sta benissimo. È nato con una grave malformazione cardiaca. Poi è arrivato un arresto cardiaco durato oltre mezz'ora. Il mio bambino stava morendo, mi mancavano le forze. Mi sono affidata alla preghiera. Io dico, forse qualcosa di vero c'è in tutto questo. Ma come mai 2 o 3 persone, 4 o 5, non una cosa massiva? Tutte le persone dovrebbero uscire sane dagli ospedali. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. E Lampedusa si prepara ad accogliere il Papa lunedì prossimo, una visita all'insegna della sobrietà come richiesto proprio da Bergoglio. La nostra inviata è Carolina Casa. Tutte volontarie, anche i turisti sono volontari. Questo è quello là. Era un po' il desiderio di tutti, ma sembrava un sogno molto lontano che invece si è avverato prestissimo. Lampedusa si prepara a vivere una giornata storica. Cosa state disegnando? È la metafora del passaggio tra la partenza e l'arrivo.
Stanno disegnando un aeroporto. Funzionano dei cartellini, dei punti d'ombra per le persone disabili. Quante persone sono attese? Tra i 10 e i 15.000. Nessuna autorità, tranne il sindaco dell'isola e l'arcivescovo di Agrigento, perché così ha chiesto Papa Francesco. Una visita nella forma più discreta possibile per il pontefice, che ha detto no a tappeto rosso e cerimoniale. Se fosse stato per lui, avrebbe fatto almeno anche dell'aereo di Stato. Magari si sarebbe messo in jeans e canottiera. I migranti hanno perso la vita. Poi una messa nel campo sportivo accanto al cimitero dei Barconi, celebrata con calice e pastorale costruiti proprio con pezzi di legno delle carrette del mare. L'altare verrà posizionato qui nell'area marina protetta, dove hanno già pensato all'omaggio per il Papa venuto dalla fine del mondo. Una spugna, delle conchiglie e il libro nostro dell'area marina. Una decina di arresti a Lecce per le violenze allo stadio dopo la partita con il Carpi dello scorso 16 giugno. Laura Squillaci. Giorni per dare nomi e cognomi a quella follia ultra. 16 giugno, stadio Via del Mare. Il triste esercizio dell'arbitro condanna il Lecce a rimanere in città. Dalla curva nord parte un'onda di rabbia. In pochi istanti è l'inferno. Un gruppo di ultra del Lecce non si ferma, vuole entrare negli spogliatoi. Partono calci, pugni, cinghiate contro gli steward che cercano di impedire il passaggio. Che incivili! Guerriglia, 9 poliziotti rimangono feriti, un fotografo di un giornale picchiato. Un'auto della polizia in fiamme, il fumo ricopre il campo. Quei volti, catturati in centinaia di immagini, ora sono stati individuati. 11 in tutto i tifosi fermati, tra di loro anche un ultra del Palermo. Fu lui a dare alle fiamme la jeep della polizia. Guardate ora queste due storie di criminalità. Nel Casertano La Camorra il clan dei Casalesi imponeva ai titolari di bar una sola marca di caffè, mentre a Messina l'Andrangheta condizionava gli esami per accedere all'università. Duilio Calarco, poi Gianocchetti. Io, se tu mi dici chi è, come si chiama, me la vedo io, pure che sono qua. Ci sono gli amici là, gli facciamo tutte e due le gambe. Se ancora una sospesa, ti senti la vita. Così l'Andrangheta, tramite il pregiudicato calabrese Domenico Antonio Montagnese, minacciava i docenti dell'Università di Messina, condizionati anche con il pagamento di somme di denaro o con piccole regalie. Si influenzava di tutto, con risultati garantiti al 100%, esami universitari, test di accesso alle facoltà a numero chiuso come medicina, abilitazioni professionali per dottore commercialista, per cifre oscillanti tra i 2.000 e i 4.000 euro, 10 volte di più, con l'impiego di microchip e ricetrasmittenti. Fra i 4 arrestati nell'operazione Campus della Direzione Investigativa Antimafia di Catania e della DDA di Messina, anche il docente di Statistica e Matematica del Dipartimento di Economia, Marcello Caratozzolo, ai domiciliari assieme all'ex consigliere provinciale Santo Galati Rando. Vedremo se potremo arrivare e giungere a elementi concreti di responsabilità in ordine ad altre posizioni che evidentemente sono al vaglio dell'autorità giudiziaria. Molti commercianti, per non perdere clienti, gettavano nei rifiuti il caffè imposto dalla Camorra e ne prendevano un altro di qualità superiore. Per gli uomini del clan Venosa non era un problema, le cialde, almeno 50 o 100 ogni 15 giorni a seconda delle dimensioni dell'esercizio, andavano pagate, naturalmente a un prezzo superiore alle altre marche. Un'estorsione, insomma, per la quale sono finiti in manette per ora Pietro Paolo Venosa di 42 anni e Daniele Costagnola di 35. Il primo è il cugino del boss che impersonava se stesso nel film Gomorra, Giovanni, anche lui arrestato e coinvolto in diverse vicende criminali. 15.000 euro mensili, il guadagno per tutto il clan dei Casalesi, che a Venosa aveva affidato proprio l'imposizione della marca da caffè da usare in tutto l'agro arrestano, centinaia di esercizi commerciali. Per ora gli imprenditori che hanno collaborato con i carabinieri sono 4, stremati dalle vessazioni. Oltre al caffè dovevano acquistare gadget pubblicitari, installare videopoker e pagare una tangente. Praticamente il 50% degli incassi finiva nelle mani del clan. Troppo, soprattutto in tempi di crisi economica nei quali anche pagare i dipendenti è diventato proibitivo. La speranza dei militari e dei magistrati è che altri si uniscano ai 4 coraggiosi. A Ivrea il ricordo di Tito Traversa, il 12enne campione italiano di arrampicata, morto a Grenoble in Francia in seguito a una caduta durante un allenamento. Federica Burbatti. Qualcuno ha puntato il dito. Poveraccio.
date a Claudio Traversa, detto Tito, 12 anni, da una compagna. Ma è ancora presto per sapere che cosa è accaduto veramente quando Tito è volato da 20 mesi. 12 anni? Morire così? La voce di Davide, di Dalpina, istruttore, che l'ha visto muovere i primi passi. Era un ragazzo che aveva delle doti notevoli e a 12 anni di fatto si può dire che era il migliore al mondo nell'arrampicata, quindi era una promessa. Le doti erano le doti ovviamente di elasticità, di dinamica e di capacità tecnica. Sicuramente era una persona, un ragazzino che aveva la testa e le doti per poter in futuro sbocciare. Ciò che conosciamo è l'amore infinito per la montagna e le falesie che aveva portato Tito già ad 8 anni ai massimi livelli, forza ai muscoli e la determinazione dei grandi per raggiungere la cima. Due volte campione italiano del mondo, nella sua specialità non aveva rivali. Qui, a Traversella, il bambino con la passione dell'arrampicata aveva fatto le sue prime scalate. Nel suo sito Tito qualche giorno fa scriveva: «La mia vita verticale, quelle che trovate qui sono le immagini della mia esistenza sulla roccia». Guardate ora queste immagini, venti impetuosi e forti correnti marine stanno provocando una spaventosa mareggiata sulle coste del Cile e del Perù, onde gigantesche, oltre 7 metri, si sono abbattute nelle ultime ore sulle città costiere del Pacifico. Ecco i video amatoriali e le immagini delle televisioni sudamericane, lo vedete, la furia dell'Oceano Pacifico che si infrange sulla terraferma, invade le strade. I curiosi sono stati costretti alla fuga, non ci sono per fortuna vittime, ma sicuramente danni a case e distrutte le barche. E sono sempre e di più, torniamo così, in Italia, i sindaci mobilitati contro il gioco d'azzardo. C'è anche chi offre in giro. Era ora, perché tanto poi i soldi spariscono, la gente si fa povera. Non permettete che giochino col vostro denaro. Machine che in Italia infestano gli esercizi commerciali. Io non gioco col mio denaro, perché poi qualcuno gioca con me. I rispondono con sportelli per famiglie, limitazioni di orario e incentivi a chi rinuncia ad installare macchinette. Ci vuole senz'altro una legge nazionale. A livello normativo abbiamo le mani legate, i sindaci possono fare ben poco, quindi l'unica strada da prendere era quella di appunto incentivare, di premiare chi ha rinunciato, chi rinuncia e chi... Io per esempio rinuncio a mettere delle macchinette e quindi voglio anch'io un incentivo. A parte che non ne ho mai avute. Abitanti della provincia di Pavia, che è anche la capitale italiana della ludopatia, ha istituito un bando indirizzato agli esercizi commerciali del territorio comunale. Chi ha accettato di rinunciare alle slot machine riceverà 400 euro di incentivo, simbolico, si sa, ma significativo. Il precedente gestore aveva le macchinette e io invece le ho fatte togliere perché sono contraria. Bambini che rimanevano qui incustoditi mentre il genitore stava lì a giocare, insomma. Su 20 eventi di rito, solo 6 hanno scelto di rinunciare a un incasso che sfiora i 2.000 euro mensili a macchinetta, ma in Italia si moltiplicano gli esercenti obiettori di coscienza, che restano purtroppo una minoranza. Ma non le dispiace vedere le persone che si rovinano giocando? No, perché comunque non è obbligatorio giocare lì. Negli ultimi 5 tanto vanno a giocare da un'altra parte, questo è anche vero purtroppo. Negli record oltre i 500 miliardi di euro, quest'anno 2 milioni di connazionali potrebbero rinunciare alle vacanze estive. Marina D'Alesso. La notizia è doppia e potremmo riassumerla così: siamo più indebitati rispetto all'inizio della crisi, ma di meno nell'ultimo anno. Vediamo i numeri. Secondo un'analisi realizzata dall'ufficio studi della CGA, l'indebitamento... Mancano 2 minuti e 12 secondi alla fine di questo broadcast. E sto condividendo con voi i miei commentari al TG Rai. Per l'auto anche credito al consumo. Ma andando a leggere bene i numeri si osserva poi che la punta massima è stata raggiunta alla fine del 2011 e che dunque nell'ultimo anno l'indebitamento delle famiglie va in controtendenza e scende di circa 5 miliardi. E questo perché? Perché proprio nell'ultimo anno molte famiglie hanno deciso di saldare i propri creditori a scapito di risparmi e di consumo. E a quanto pare pure a scapito delle vacanze. Sono infatti quasi 2 milioni gli italiani che hanno deciso di rinunciare a passare qualche giorno di ristoro in questo primo weekend di luglio. E non ci voleva proprio dopo un mese di giugno segnato da una... Pasqua, con chi vuoi? Meteorologica. Natale, col maiale. Riducendo la durata della vacanza o con una instancabile caccia alle offerte last minute.
E proprio il calo dei consumi è oggi alla prova dei saldi, primo giorno di promozioni in quasi tutta Italia, forti sconti e non mancano stravaganti strategie di vendita, come ci raccontano Isabella Schiavone e Carlotta Manno. Nessuna ripresa, ma neppure il disastro annunciato. Acquisti ridotti per gli italiani, comunque in linea con lo scorso anno. A compensare in parte ci hanno pensato i turisti stranieri, in fila da stamattina fuori dai negozi di alta moda. Questa è Milano. Lontani ricordi per noi che ci siamo concessi un budget medio di 200 euro, il meno possibile. 150, 200.